Ci troviamo a commentare una partita stranissima, oggettivamente stranissima, una delle partite più strane forse della sua carriera, con un Inter che ha dominato sul Milan per 70 minuti, poi in 180 secondi è cambiata completamente la gara. Sì, penso che hai detto bene, insomma, il risultato è bugiardo, però questo è il calcio, dovevamo essere bravi a fare un gol in più nei primi 65 minuti, dove abbiamo fatto secondo me un ottimo derby. Poi purtroppo gli episodi ci hanno penalizzato e dobbiamo essere lucidi, bravi ad analizzare, perché chiaramente una sconfitta nel derby in questo modo fa male. Come mai secondo lei l'Inter non è riuscito a trovare il secondo gol nonostante un dominio territoriale, nonostante comunque la partita sembrasse effettivamente in mano ai nerazzurri? E questo, insomma, ci sono tanti fattori, potevamo essere più lucidi, più cattivi, ci sono gli avversari, quindi sono rimasti in partita loro nonostante hanno sofferto tanto e poi sono stati bravi, insomma, a capovolgere il risultato con i due episodi finali. Negli aspetti positivi c'è che comunque l'Inter è in testa alla classifica con una gara da recuperare e soprattutto c'è la possibilità di voltare immediatamente pagina perché martedì si gioca immediatamente. Ma senz'altro, quindi ho detto prima, dovremmo essere bravi ad analizzare, a vedere quello che è andato, quello che non è andato. Chiaramente dovremmo mettere qualcosina in più nelle prossime partite perché ci aspetta un calendario fit di partite importanti. Studio. Sì, buonasera mister. Volevo chiedere cosa è accaduto in quei 20 minuti nel secondo tempo, dove la squadra c'è stato un calo fisico, mentale, che avete perso un po' di distanze, la squadra si è un po' allungata. Forse anche l'ingresso di Brahim Diaz lì tra le linee mi ha messo un po' in difficoltà nel secondo tempo. Ma io penso che abbiamo perso un po' di gestione della palla, dove siamo stati bravissimi per i primi 65 minuti 70, nonostante l'ottima pressione del Milan, e poi insomma ci sono stati quei due episodi finali che ci hanno condannato probabilmente ad un risultato bugiardo, però sappiamo che è il calcio, quindi testa alta, analisi e andare avanti. Grazie mister. Grazie a voi.